Sonia, ho fatto un incubo terrificante! Cerco di mettere a fuoco, nonostante l'unica flebile luce sia quella dell'orologio, che lampeggia di rosso sangue e indica le 3 in punto. Vuoi parlarmi del tuo incubo? No, Sonia, meglio di no. Sembrava tutto così reale. La sensazione di angoscia non mi abbandona. Non riesco più a prendere sonno. Penso che, in fondo, sia meglio così. Intravedo a malapena la pallida figura di mia moglie nel buio della stanza. Perché no, tesoro? Perché nel mio sogno, mentre mi svegliavo e tu mi chiedevi di raccontartelo, la cosa che c'è nell'armadio usciva lentamente dirigendosi verso di noi. Per un momento ti senti paralizzato. Non puoi staccare gli occhi da tua moglie. O meglio, non vuoi staccarli da lei. Con la coda dell'occhio vedi le ante dell'armadio aprirsi lentamente. Qualcosa ne sta uscendo. Vorresti fosse un incubo ora. Ma sai che non è così.